Allora ragazzi, ben trovati e ritrovati sul canale del Tubo dal vostro Eric Vita. Unboxing veloce. Sono arrivati due pacchi. Il terzo si è sbarrito, però sta arrivando in questi giorni. Tanto apriamo qua velocemente quest'altro che ho fatto pacco Amazon. Amazon, cosa c'è? Cosa c'è? Ecco qui. Voilà. Un filtro della Freewheels. Il filtro CPL. La lente circolare polarizzata, buono per le nevi, acqua, neve, compatibile con il Mavic Mini, che ho Mavic Mini 1 e soprattutto col Mini 2. Nella confezione cosa c'è? Vediamo cosa c'è. Ok, un libricino di istruzioni, insomma un po' di informazioni, un video tutorial, se si schiaccia questo QR code, garanzia, un panno molto utile, adesivi della Freewheels e il filtro con, lo mettiamo via, filtro, eccolo qui, vediamo un po', eccolo qui il filtro polarizzato, CPL polarizzato, dove qui a rotazione, vedete, non so se riuscite a vedere, c'è una gradazione girando arriva fino a quest'altra gradazione. Allora vedete, gira e c'è segno bianco sulla lente e due segni laterali. Ok, poi vedremo come funziona. Poi queste non le apro per niente, hanno solo due in questi giorni di promozione, soprattutto su vari canali Telegram, Extreme Pro da 64 della SanDisk, 64 GB, sono A2, c'hanno 70 di scrittura e 180 di lettura, megabyte e 90 di lettura, da 64 per, soprattutto per questo nuovo pacco che è arrivato da più giorni. Io poi sono stato 3 o 4 giorni anche fuori per lavoro e purtroppo. DJI Mini 2, la versione combo. Facciamo un rapido unboxing. Bellissima, il logo DJI, vedete? Un profumo di Cina, con la tracolla, vediamo, qui c'è anche insomma le varie garanzie, apriamo. Eccolo qui ragazzi, eccolo qui, tiro fuori solo il DJI Mavic Mini 2. Con soprattutto vedete il sensore qui, la fotocamera, il gimbal 4K, già con il ferma ediche già montato, quello nuovo, vedete aggeggetto, eccolo qui. Poi novità, radio comando come l'Air 2, differenza del Mavic Mini, io ho solo provato al tatto, fantastico, io ho solo provato dal DJI Store di Roma, Live 2 insomma che era in esposizione, e il Mavic Mini insomma sapete il telecomando, la conformazione com'è, fantastico proprio, gli stick vedete in alluminio. Montiamo gli stick. Ok, feeling buono. Accensione, i vari Norma, Sport, Cine, Like, tasto di ritorno, pause, funzioni, tasto di qui c'è di programmabile, scatto, foto e la rotella del gimbal. Poi apriamo. Ok, qui c'è già il lighting per il mio iPhone 11 Pro Max già montato, però nella confezione poi vedremo
Vediamo, si mette così e si richiude l'antenna a posto. Type-C. Ok, poi nella confezione troviamo anche occhiali, essiccanti, bigliettini. Vediamo qui cosa c'è nella borsa, perché qui nella borsa c'è anche... Ci sono... Ah, ok, eliche di ricambio. Sono anche diverse e sono anche molto più rigide. Facciamo una prova, sì, più rigide, con i vari, con il cacciavite, con i vari viti. Ok, poi e ci sono tre stick addirittura, tre stick ragazzi, tre stick di ricambio. Ok, mettiamo dentro la scatola accessori. Abbiamo un cofanetto dove ci sono informazioni, quick start guide, warranty, safety and warranty, garanzia. Ok, questo mettiamolo qui. Poi l'alimentatore da 18 watt, poi cavetteria, varie cavetterie, insomma, type C, micro USB, type C, il cavo USB type C per la ricarica e il lab, o chiamiamolo, scusate, hub, il power bank, perché funziona anche da power bank, con le varie batterie, come vedete, vediamo se sono cariche, no, sono scariche, eccolo qui, batterie nuove, sono più potenti, messe qui. Ok, con l'ingresso Type C per ricaricarle, si ricarica, ricordo, si ricarica prima uno, poi la seconda e poi la terza una volta, e un out da USB A che funge anche da power bank, questo hub di ricarica, e prende, però non ha la riserva di carica, prende la ricarica dalle batterie. Leviamo un po' di stick, spellicolamento. Apriamo il nostro Mavic, ragazzi, uno spettacolo, stessa conformazione, stesso design, con rinforzati i bracci, non c'è più la spugnetta, vedete le eliche sono molto diverse dal Mini 1, batteria diversa. Vedete, qui c'è un LED frontale differente, però nella fattispecie è uguale al Mavic Mini 1. Batteria con slot per la SD e la ricarica USB Type C. Batteria, eccole qui. Vedete, adesso facciamo la prima accensione per firmware. Allora ragazzi, siamo pronti. Freewells iPhone 11 Pro Max, SanDisk 64 GB Extreme Pro, Mic Mini, anzi non più Mic Mini 2. Apriamo. Abbiamo già registrato DJKR Fresh, mi raccomando, consigliato, appena fatto, 49 euro, ho pagato per il Mini 2. Inseriamo la batteria, mettiamo la schedina SD, montiamo gli stick, ok. Scendiamo, come vediamo i LED non sono più bianchi ma sono verdi del radiocomando. Mettiamo DJI Fly, accendiamo il drone. Collegato subito, mi ha fatto scegliere aggiornamento firmware. Ok, aggiorniamo il tutto. Ok, firmware aggiornato. Acconsentiamo,
Ok ragazzi, drone connesso, questo è quello che vede il drone, vedete? Quello che vede il gimbal. Andiamo fuori sul balcone e andiamo a provare un volo, scusate se mi taglio. Atterraggio ragazzi. Uno spettacolo. Ragazzi, che dire? Atterraggio. Primo volo. Questa è una coincidenza. Un po' bagnato perché sta piovizzicando leggero, leggero, ho rischiato. Mi ricordo che anche a novembre dell'anno scorso con il Mike Mini 1, primo volo, c'era un po' di nebbia e di pioggerellina. Perciò la tradizione si ripete. Primo volo bagnato e fortunato, di Jaker comunque fatta già oggi, 49 euro consigliatissima. E domani, se il tempo si rimette, si va in esterna con il Mike Mini 1 e il Mike Mini 2 per testarlo